L'obbligo dei vaccini per l'iscrizione a scuola fino a 16 anni è legge. La Camera infatti ha approvato in via definitiva il provvedimento con 296 voti a favore, no di 5 Stelle e Lega. Proteste di chi chiedeva libertà di scelta e dei Novax. Alcuni manifestanti hanno aggredito 3 deputati PD fuori da Montecitorio. Hanno circondato l'auto in cui si erano rifugiati sferrando calci e pugni e sono stati messi in salvo dall'arrivo della Digos. Ci sarà la missione delle navi militari italiane in Libia per il contrasto ai trafficanti di esseri umani. Avrà una funzione di supporto alla Guardia Costiera di Tripoli. Quello che abbiamo approvato è né più né meno quello che ci ha chiesto la Libia, dice Gentiloni. Risponderemo al fuoco se attaccati, dichiara il ministro Pinotti, e dalla Libia arriva la conferma dell'accordo. Continuano i guai per Roma. Scongiurato per il momento il razionamento dell'acqua al termine di un duro scontro a distanza tra Raggi e Zingaretti, ora è il trasporto locale vicino al crack ad essere nel mirino delle polemiche. L'amministratore unico Fantasia di Ataca ha ritirato le deleghe del direttore generale Bruno Rota. Secondo Fantasia le dimissioni sono state presentate soltanto ieri e non una settimana fa. Dopo la sconfitta in Senato sulla mancata abolizione dell'assistenza sanitaria voluta da Obama, Donald Trump è stato costretto a firmare le sanzioni economiche imposte a Russia, Iran e Corea del Nord. Nuovo rimpasso nello staff della Casa Bianca, licenziato il capo di gabinetto Priebus, sarà il generale Kelly a sostituirlo. Buongiorno e benvenuti a questa prima edizione del telegiornale. Dunque, lo avete sentito dai titoli, l'obbligo di vaccinarsi per essere iscritti a scuola è legge. Il via libera definitivo è arrivato ieri dalla Camera con il voto contrario del Movimento 5 Stelle e della Lega, tra le polemiche e le proteste fuori da Montecitorio da parte del Movimento Novax. Camera approva. Il contestato provvedimento che introduce l'obbligatorietà dei vaccini è legge. Anche la Camera lo approva, con una larga maggioranza, 296 sì, PD, Alternativa Popolare, MDP, ma anche Forza Italia, 92 no, Lega e 5 Stelle, 15 astenuti, Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia. Il Ministro della Sanità, Beatrice Lorenzin, appena dopo il voto a Montecitorio, esprime soddisfazione. Abbiamo messo in sicurezza questa e le prossime generazioni contro una serie di malattie infettive molto gravi, spiega. Oggi abbiamo dato uno scudo protettivo per i nostri figli rispetto a malattie molto gravi che ancora sono tra di noi. In aula è scontro, più sul metodo però che sul merito del testo. Per i 5 Stelle con il decreto il governo limita la libertà di scelta dei cittadini. La Lega parla di riduzione delle competenze per le regioni come effetto della nuova legge. Sinistra Italiana e Fratelli d'Italia contestano la blindatura del testo che ha impedito modifiche. Inoltre tutte le opposizioni, compresa Forza Italia che pure poi lo approva, protestano contro il ricorso alla fiducia che gli azzurri non votano. Il centrodestra si spacca sui vaccini e Renato Brunetta attacca. Inseguire il Movimento 5 Stelle, dice, non paga mai, mi dispiace per Matteo Salvini. Ma si protesta e con forza anche fuori da Montecitorio. A termine della seduta 3 deputati del PD, Elisa Mariano, Ludovico Vico e Salvatore Capone, sono affrontati da un gruppo di Novax che manifesta con lo slogan libertà di scelta rispetto delle opinioni. I 3 parlamentari si rifugiano in un'auto che viene accerchiata. Alla fine intervengono alcuni poliziotti per riportare la calma. Solidarietà verso i 3 parlamentari arriva da tutti i gruppi. A loro la solidarietà di un movimento che si è sempre convintamente dichiarato non violento, scrivono i 5 Stelle. Mentre il segretario del Partito Democratico, Renzi, twitta: 3 deputati del PD sono stati assaliti da manifestanti novaccini. Follia pura. Un abbraccio a Elisa, Ludovico e Salvatore. Noi non ci fermiamo. Niente asilo, scuola materna e multe fino a 500 euro. Sono solo alcuni dei provvedimenti contenuti nella nuova legge sui vaccini varata ieri e che prevede importanti novità sul tema immunizzazioni con i vaccini che saranno gratuiti e potranno essere ordinati anche in farmacia. Fino a ieri erano solo 4 quelli obbligatori e dal 1999 non erano considerati, vista l'elevata copertura sulla popolazione, un requisito per l'ammissione a scuola. Erano quelli contro poliomielite, difterite, tetano, epatite B,
B. A questi si aggiungono l'antipertosse, l'antiemophilus influenzae tipo B, l'antimorbillo, l'antirosolia, l'antiparotite e l'antivaricella. Gli ultimi quattro potrebbero tornare facoltativi nel 2020, quando terminerà il monitoraggio di una commissione del Ministero della Salute. Quattro sono invece i vaccini consigliati dal Ministero: antimeningococco B e C, antipneumococco e antirotavirus. I bambini non vaccinati non potranno iscriversi a nidi e scuole materne. Da 6 anni in poi potranno frequentare le scuole dell'obbligo, ma il dirigente scolastico dovrà segnalare all'ASL ogni violazione dell'obbligo dell'immunizzazione. I genitori potranno allora fissare un appuntamento per vaccinare i propri bambini. Se si rifiuteranno scatterà una sanzione che potrà andare dai 100 ai 500 euro. Un'anagrafe vaccinale verrà istituita nei prossimi mesi e servirà a dialogare con gli istituti scolastici a partire dal 2019. Fino ad allora, per l'iscrizione alle scuole, i genitori potranno firmare un'autocertificazione, mentre i primi giorni di maggio del 2018 dovranno presentare tutta la documentazione che certifica che i vaccini sono stati effettuati. Ed ora ci spostiamo in Inghilterra. È morto Charlie, il bambino nato con una rara malattia incurabile. Ad annunciarlo sono stati ieri i genitori del piccolo, al centro di una lunga e dolorosa disputa legale. Hanno combattuto a lungo per tentare una cura alternativa per il bambino contro il parere dei medici, ma alla fine hanno dovuto arrendersi. L'altro giorno il piccolo, su ordine dell'Alta Corte di Giustizia, era stato trasferito in una struttura per malati terminali e ieri è stata staccata la macchina che gli permetteva di respirare. E ora torniamo in Italia, dove è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri alla missione italiana di supporto alla Guardia Costiera libica, appunto sulle acque antistanti la Libia. Anche Tripoli ha confermato che l'accordo appunto è giunto a buon fine. Due le navi italiane impegnate ed una si trova già sul posto. Dovrebbero essere mobilitate non più di una o due navi. Dopo accordi siglati, smentiti e poi ancora confermati, è arrivato il via libera del Consiglio dei Ministri alla missione italiana sulle coste libiche per il contrasto al traffico di migranti. Martedì l'esecutivo riferirà alle commissioni esteri e difesa di Camera e Senato. Non è certo un'iniziativa che si prende contro la sovranità libica e quindi sarebbe certamente non rispecchiare la sostanza di quello che il governo ha deciso, presentarla come un enorme invio di grandi flotte, squadriglie aeree e cose di questo genere. Una rassicurazione che forse è sembrata necessaria dopo che qualche ora prima il capo del governo libico, al-Serraj, aveva smentito la richiesta di un intervento navale italiano in acque territoriali libiche. Eppure lo aveva personalmente chiesto a Gentiloni in una lettera del 23 luglio, ma probabilmente ha dovuto placare le polemiche interne che parlavano di invasione da parte dell'Italia. Fino a che Tripoli ha cambiato di nuovo versione e confermato l'accordo con l'Italia, supporto solo logistico e tecnico, che potrebbe comportare anche l'invio di qualche unità navale nel porto di Tripoli, previa autorizzazione. Un pattugliatore della Marina italiana è già pronto a partire per una ricognizione e mettere a punto la missione, in base alle esigenze delle autorità libiche. Lo scopo della nostra operazione è contenuto nel mandato della missione europea Sofia, ha spiegato la ministra della difesa Pinotti. Il primo step era la raccolta di informazioni, il secondo quello di addestrare e contrastare l'immigrazione clandestina, il terzo parlava di intervento in acque libiche, se richiesto dalla Libia oppure dalle Nazioni Unite. E continua il muro contro muro tra Italia e Francia sui cantieri Saint-Nazaire. Decisivo sarà l'appuntamento di martedì, quando il ministro dell'economia, De Maizière, sarà in Italia. Il dialogo non è interrotto, ma resta il muro contro muro tra Italia e Francia dopo lo strappo di Macron sulla nazionalizzazione dei cantieri di Saint-Nazaire per bloccare l'acquisizione del 66% da parte di Fincantieri. La palla resta in campo francese mentre cresce l'attesa per l'appuntamento di martedì, quando il ministro dell'economia, Lamer, arriverà a Roma per incontrare i ministri Padoan e Calenda. L'Europa sembra guardare da lontano la vicenda e per adesso esclude che emergano violazioni della normativa sugli aiuti di Stato.
Intanto, in attesa dell'incontro di martedì, il titolo di Fincantieri ha recuperato in borsa, chiudendo a 4,71%, mentre Palazzo Chigi aspetta una nuova proposta dall'Eliseo. L'esercizio del diritto di prelazione ha infatti azzerato l'accordo raggiunto con il governo Hollande e la proposta di un azionariato condiviso al 50% non è stata accolta dall'Italia. Per Padoan e Calenda, Fincantieri non può rinunciare alla maggioranza azionaria e al controllo sulla società. Senza queste due condizioni non valgono nemmeno le altre, tantomeno le rassicurazioni richieste da Parigi per scongiurare un trasferimento improprio di tecnologie in Cina alla luce della joint venture sulla crocieristica siglata da Fincantieri con Pechino. Una clausola blocca Cina potrebbe forse convincere Parigi a cedere almeno quel punto percentuale che garantirebbe a Fincantieri la maggioranza azionaria dei cantieri di Saint-Nazaire. Ma è anche possibile che la Mer arrivi a Roma per ribadire 50-50, pur lasciando la governance con le nomine di maggior livello agli italiani. In questo caso le trattative ricomincerebbero da zero. Ed ora ci spostiamo a Roma, dove non c'è stato per ora il temuto razionamento dell'acqua, ma è caos sui trasporti pubblici. Vediamo cosa sta accadendo in queste ore. Scongiurato il razionamento dell'acqua a Roma, ma al prezzo di un duro scontro tra istituzioni. La Regione Lazio ha annunciato lo slittamento al 1 settembre dello stop alla captazione idrica dal lago di Bracciano, misura che sarebbe dovuta entrare in vigore la scorsa mezzanotte. La marcia indietro di Zingaretti è stata imposta dal governo, dopo l'appello della sindaca Raggi, che aveva chiesto il riconoscimento dello stato d'emergenza e aveva invitato l'esecutivo a intervenire per non lasciare la capitale in una situazione intollerabile. Duro Zingaretti, che dopo aver ringraziato Gentiloni e il ministro dell'Ambiente Galletti, ha accusato la sindaca di essere abituata a scaricare le responsabilità. Per tutta risposta la Raggi ha rivendicato di aver evitato che 1,5 milioni di romani rimanesse senza acqua. E mentre almeno temporaneamente si risolve un problema, per la capitale se ne apre un altro. L'ATAC, che conta 11.500 dipendenti e muove 4 milioni di spostamenti al giorno, è senza direttore generale. L'azienda ha reso noto di aver ritirato le deleghe al DG Bruno Rota, accettandone le dimissioni e specificando che erano state presentate su richiesta dell'amministratore unico Manuel Fantasia. Un ben servito, insomma, che ha provocato la risposta al vetriolo del diretto interessato. Non si può silurare un manager che ha dato le dimissioni da 7 giorni, ha dichiarato Rota. È l'ennesimo tentativo di ingannare l'opinione pubblica. A fare da detonatore allo scoppio di questa nuova crisi ai vertici della partecipata del trasporto pubblico di Roma, le dichiarazioni nelle quali Rota denunciava una situazione sull'orlo del crack, un debito che ammonta a 1,350 miliardi, autisti che non superano le 3 ore al giorno di servizio e assenteismo superiore al 12%. All'origine dei dissidi tra Rota e Campidoglio, il piano di risanamento presentato dal manager, che prevedeva l'arrivo di un commissario per gestire il debito miliardario, misura che non è piaciuta alla giunta Raggi. Ed ora negli Stati Uniti, dove il presidente Trump ha firmato le sanzioni contro Russia, Iran e Corea del Nord, questo dopo aver rimosso il capo del suo staff Priebus, mentre continua a far paura la Corea per un nuovo test missilistico. Corea, sanità, sanzioni alla Russia, la scrivania di Donald Trump è intasata di problemi urgenti, l'ultimo solo in ordine di tempo è l'ennesimo test missilistico di Kim Jong-un, questa volta in piena notte con 24 ore di ritardo rispetto all'attesa. Il 27 luglio è infatti il giorno del 64° anniversario dell'armistizio della guerra con i fratelli del Sud. Ancora una volta si è trattato di un vettore intercontinentale potenzialmente capace di raggiungere gli Stati Uniti. Per questo i comandi militari americani e sudcoreano ora valutano la possibilità di un'azione armata per fermare l'escalation. Non sarebbe la prima volta che Trump, in piena crisi interna, usa la politica estera per risollevare la sua immagine. Il presidente ha infatti dovuto mandare giù 2 bocconi amari dal Congresso. Il primo è l'affossamento definitivo della sua più grande promessa elettorale, abrogare e sostituire l'Obamacare. L'ultima opzione, la cosiddetta cancellazione leggera, che praticamente lasciava intatta la vecchia riforma, tranne per l'obbligo fatto a cittadini e aziende di comprare o fornire una copertura adeguata, è naufragata con il voto contrario di 3 senatori repubblicani, incluso John McCain. Dal Congresso sul tavolo del Presidente arriva anche l'inasprimento delle sanzioni proprio contro la Corea del Nord, l'Iran e soprattutto la Russia, con un voto quasi unanime. Mosca ha già risposto annunciando la cacciata di alcuni diplomatici americani e questo prima ancora che le sanzioni entrino in vigore. Manca infatti la firma di Trump contraria a questa escalation con la Russia. I parlamentari però lo hanno messo con le spalle al muro. Firmare significa piegare la testa alla volontà del Congresso. Respingere, certificare la propria debolezza perché deputati e senatori con un nuovo voto possono superare il veto di una Casa Bianca mai così impotente.
Momenti di panico ieri ad Amburgo in Germania, dove un uomo ha aggredito i clienti di un supermercato uccidendo una persona e ferendone sei al grido Allah Akbar. Non è esclusa la pista terroristica per l'attacco di ieri pomeriggio ad Amburgo in Germania, costata la vita a un uomo e il ferimento di altre sei persone, alcune in gravi condizioni. Secondo le ricostruzioni, l'aggressore è entrato intorno alle 15 nel supermarket della catena Edeka e con un lungo coltello da cucina ha colpito un cliente, cittadino tedesco di 50 anni, uccidendolo sul colpo e ferito altri 5. Scappando ha colpito un sesto uomo che cercava di fermarlo, ma è stato inseguito da alcuni clienti del supermarket. Un video girato da un testimone mostra l'assalitore che ha ancora in mano il coltello mentre viene accerchiato e preso a colpi di sedia da quattro passanti. La fuga è durata circa mezz'ora quando è stato catturato dalla polizia sulla vicina Elbrookstrasse. L'ultima foto scattata da un passante lo ritrae ammanettato e sanguinante in un'auto delle forze dell'ordine. Non è ancora ufficiale il movente, ma la pista islamista sembra la più probabile. L'aggressore, che secondo alcuni testimoni durante l'attacco avrebbe gridato Allah Akbar, sarebbe un 26enne palestinese nato in Arabia Saudita. Dopo l'allerta scattata in città con presidi stradali e impiego di elicotteri, la polizia è andata alla ricerca di eventuali complici, ma senza risultati. Per il sindaco di Amburgo è stato un feroce attacco motivato dall'odio. L'uomo, ha spiegato, sarebbe un richiedente asilo la cui domanda era stata bloccata perché priva di documenti chiari per accertare nell'identità. Ed è sempre altissima la tensione in Venezuela per le proteste che vanno avanti da mesi contro il presidente Maduro, dove un ragazzo di 18 anni è stato ucciso ieri mentre protestava davanti ad un liceo di San Cristobal. Sale così a 109 il bilancio delle vittime dall'inizio della contestazione al presidente Maduro, un clima che è destinato ad infiammarsi ulteriormente dopo che l'opposizione ha annunciato che non riconoscerà la validità delle votazioni di domenica prossima per le dei membri dell'Assemblea Costituente, che secondo Maduro porterà invece pace e crescita in Venezuela. Air France ha annunciato intanto che da domenica a martedì saranno sospesi tutti i voli previsti dalla compagnia aerea per Caracas. E dall'estero torniamo in Italia con il calcio e con le polemiche a distanza tra Roma e Milan, con il mercato faraonico dei rossoneri definito dal presidente giallorosso Pallotta senza senso e senza le adeguate coperture finanziarie. Sarà l'aria di casa a Boston che ha spinto il presidente Pallotta a fare i conti in casa da altri. Il bersaglio del numero uno romanista è diventato il Milan, con il suo mercato faraonico, definito senza senso e non sostenuto dalle adeguate finanze. Ne pagheranno le conseguenze, la frase con cui Pallotta lancia l'anatema. Mancanza di stile che ha sbalordito l'amministratore delegato rossonero Fassone, per il quale ci sono tante precisioni nell'attacco di Pallotta, come riferimento alla partecipazione del fondo Elliott, che vale 180 milioni su un valore di 740. Da Fassone anche un invito a confrontare i bilanci delle due società e a guardare il monte ingaggi romanista. Successivamente ha detto marcia il presidente giallorosso, che si scusa per le informazioni imprecise, ma poi è subito pronto a regalare altri titoli nella sua intervista ad una radio americana. La scuola dialettica si abbatte stavolta su Walter Sabatini, il suo ex direttore sportivo, che l'aveva sorpreso perché ora lavora con Spalletti, che non voleva alla Roma. Solo la prima stoccata, perché ieri ha detto anche che non aveva più fiducia nel suo dirigente, che si limitava solo agli scambi nel mercato. Parole dolci invece per Monchi, definito un dono dal cielo. Dall'Italia la replica di Sabatini, che sottolinea il record degli 87 punti della sua Roma e il fatturato di 120 milioni al 30 giugno, che consentono a Pallotta di inebriarsi dell'idea di se stesso. Lo definisce in stato confusionale e si prende complimenti di Moratti, quello sì un presidente vero. Ma accantonando la polemica, Sabatini deve completare la nuova Inter, che sta assumendo un'identità con Spalletti. Conclusa l'operazione Vesino, che avrà un contratto di 3 milioni l'anno per 4 stagioni, mentre sul tormentone Perisic, possibile partente verso il Manchester United, il tecnico toscano entra a gamba tesa. Per me il discorso è già chiuso, ecco, è chiaro che quello che dice poi il giornalista è un discorso corretto, più giorni passano e poi più diventerebbe complicato inserire un altro nel suo ruolo e di conseguenza io mi opporrò con più forza. Ed oggi si assegna la pole position del Gran Premio di Ungheria di Formula 1. Ieri la più veloce è stata la Red Bull di Ricciardo, non male le Ferrari, seconda e quarta con Vettel e Raikkonen.
Quella di Daniel Ricciardo è la Red Bull che non ti aspetti. L'australiano della scuderia austriaca, ieri a Budapest nelle prime libere, ha dominato la classifica dei tempi, dichiarando la sua soddisfazione per i cosiddetti update, quelle migliorie e aggiornamenti che gli danno molta fiducia in vista della gara. Tra Mercedes e Ferrari sale la temperatura in vista della lotta della pole di oggi pomeriggio. Chi sembra più nascondere le sue carte è Lewis Hamilton, che ha girato ieri con le gomme più lente, le soft, limitandosi ad un quinto tempo interlocutorio. In casa Ferrari, dopo le prove aerodinamiche del mattino con risultati non esaltanti, la macchina di Vettel si è rifatta nel pomeriggio, facendo registrare il secondo tempo di giornata con le più veloci super soft. Segnale importante, tanto per far capire alle Mercedes che la rossa c'è ancora, nonostante la debacle subita a Silverstone. Lo spirito sembra esserci, come testimonia la battuta in italiano di Vettel sulla giornata di ieri. È stata un po' un'insalata mista, non so se mi spiego, un po' altalenante. Ho avuto alti e bassi, ma non è andata troppo male e sembriamo tutti vicini. La gara, se ci sarà l'opportunità, cercheremo di vincere, ovvio. Soddisfatto anche l'altro ferrarista Kimi Raikkonen, secondo al mattino e quarto nel pomeriggio. Un Raikkonen che ha individuato nella partenza del Gran Premio di Ungheria uno dei momenti chiave. La partenza è importante come sempre, ma qui è il momento più semplice per guadagnare posizioni. E per questa edizione è tutto. Dopo di noi le previsioni del tempo di Paolo Sottocorona, poi il dibattito di Omnibus con in studio oggi Marco Fratini. Prossima edizione del telegiornale alle 13:30. Noi ci vediamo domani mattina. Arrivederci.